Sono qua per cominciare a costruire con la nuova presidenza i nuovi progetti, i nuovi piani di lavoro in totale sintonia come si è sempre fatto con il Ganapadanno. L'obiettivo è superare ogni problema legato alla crisi, proiettando nei prossimi anni la qualità di questo prodotto sul mercato per garantire la redditività ai consumatori e agli agricoltori nella logica della nuova PAC che impone alcune scelte importanti, mi riferisco al Green Deal, che dovremo appunto declinare e costruire insieme. Con un po' di ritardo, quello che noi possiamo fare è continuare a svolgere un ruolo di stimolo e supporto. Noi sin da subito abbiamo sposato la richiesta del piano indigenti, non soltanto per togliere il prodotto dal mercato garantendo quindi il reddito, il prezzo giusto a chi lo produce, ma anche per dare una mano importante a un problema crescente che avremo nei prossimi mesi di domanda di cibo da parte dei soggetti in difficoltà. Noi come Regione facciamo la nostra parte sulle produzioni minori, la potenza di fuoco non è quella dello Stato, per cui saremo a fianco del consorzio e degli altri consorzi di qualità nel pretendere che il Governo, il Ministero sia più celere. E di fronte alle emergenze bisogna essere concreti e rapidi, altrimenti l'aiuto che arriva tardo non è più un aiuto. Il prezzo è calato, come mi permetto di dire, doveva succedere una situazione come questa di contrazione dei mercati, non è crollato, per fortuna non è rimasto latte a terra, questo è un segnale comunque positivo, stiamo controllando con attenzione l'andamento del mercato. Io penso che la sfida dei prossimi anni sia quella, e qui la Regione può essere per svolgere un ruolo importante, di costruire nuovi mercati. Penso al latte in polvere, lo si è caratterizzato da tanti anni, ora la necessità quella di entrare in quel segmento in maniera stabile, con scelte infrastrutturali di sistema sulle quali possono convergere tutti, ma ci sono anche altri settori, altri segmenti nel quale non ci siamo e dobbiamo entrarci per fare in modo di avere tutti gli strumenti per affrontare crisi future.